Travioli, come hai sentito qui il tono della conversazione è acceso, mantieniti per favore. Sì, cerco di mantenermi su, avete parlato di distanze, di spazi incredibilmente non misurabili, invece io vi riporto in uno spazio ristrettissimo, nella cella di un carcere, è uno spettacolo che inaugura uno spazio nuovo, questa è una buona notizia, a Roma, in una delle strade più belle della nostra capitale, in via Giulia, si inaugura questa sera un teatro, si chiama Off Theater, e lì si inaugura con uno spettacolo che si chiama Dentro la Tempesta, che vede protagonista Sasà Striano, che il pubblico conosce, che ha scritto un bel libro che è stato presentato anche da lei, La Tempesta di Sasà. Sasà Striano, scugnizzo, guappo, nato nei quartieri spagnoli, camorra, cocaina, detenuto, latitante a Madrid, in carcere a Madrid e poi a Rebibbia, grazie ai libri. E grazie a Dante e poi a Shakespeare cambia la sua vita perché scopre la parola, scopre la lettura, evade appunto con la fantasia, diventa attore, il film con Garrone e poi con Italiani, Cesare deve morire. Abbiamo un piccolo pezzetto da Cesare deve morire e vediamo Sasà. Sì, sentiamolo rapidamente perché poi voglio fare un'altra domanda a Udi Freddi e ricordare questo libro. Se c'è qualcuno fra voi, amico di Cesare, io dico che l'amore di Bruto per Cesare era uguale al suo. Se poi questo amico mi domanda perché Bruto è insorto contro Cesare, ecco la mia risposta. Non perché poco amassi Cesare, ma perché molto amavo Roma. Marco Antonio. La cosa interessante, se posso dire, di queste cose, no, è che Shakespeare, esattamente come Galileo, rubò molti di questi monologhi, no, li plagiò da Plutarco, non da questo dialogo, sì, ma dalle vite parallele, no? Quindi non togliamo la parola, no, a Stravioli. Io ho visto, prego professore, ho visto ieri sera la prova generale, l'anteprima, uno spettacolo difficile, forte, perché appunto in scena, in questa cella, illuminati da luci spietate che fanno vedere i segni della vita del vissuto, c'è sia Sasà Striano, ex detenuto, e anche l'altro attore, Carmine Paternoster, è un ex detenuto, e raccontano proprio questo percorso. Ma questo è un teatro? È un teatro questo? È uno... A Via Giulia un nuovo teatro, un signore che si chiama Silvano Spada apre questa sera, ha investito dei soldi e apre un teatro. Quanti posti c'ha? 130-140 posti, una piccola sala. È super tecnologico, è bellissimo, è uno spazio bello ed è bello il fatto che lo inaugura con un testo così forte, così importante. Questa è veramente una notizia, grazie. Le ho dato una notizia.